Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Uomini e donne. Nello studio di Maria De Filippi erano i personaggi più conosciuti ed hanno perso la vita negli ultimi anni. Non crederete ai vostri occhi. Nel corso degli anni abbiamo visto partecipare tantissimi personaggi alla trasmissione famosa di Maria De Filippi, Uomini e donne. Nata con l'obiettivo di aiutare coloro che partecipa a trovare l'amore. Lo show è cominciato nel lontano 2011, all'epoca era dedicato soltanto ai giovani. Poi dopo un po' di anni è stata introdotta la possibilità di aiutare anche gli over ad innamorarsi conoscendo persone nuove. In tutto questo tempo, nel famoso dating abbiamo conosciuto tantissime persone. Alcune sono state capaci di trovare l'amore. Altre hanno trovato lavoro nel mondo dello spettacolo. Altri invece non si sono fatti più sentire. Sono stati davvero migliaia i volti che abbiamo visto nello studio di Uomini e Donne in questi 20 anni. Alcuni sono diventati davvero delle star. Ad esempio Giulia De Lellis, giusto per citare una che è riuscita a riscuotere un grandissimo successo. Uomini e donne. I lutti degli ultimi anni nello show. Per il pubblico italiano capita spesso di affezionarsi ai volti che vediamo passare in quello studio. Soprattutto quando si tratta di personaggi simpatici e buoni. Purtroppo, però, la vita certe volte ci coglie impreparati e in questi anni tanti volti che abbiamo conosciuto in questo programma. Hanno perso la vita o in modo naturale o in modo tragico. Ad esempio tanti volti del trono over hanno perduto la vita per via dell'età. Non possiamo fare a meno di ricordare Rosetta, che venne scelta nel ruolo di opinionista dopo aver conquistato tutti con la sua simpatia a C'è posta per te. Purtroppo è deceduta all'età di 93 anni a causa di alcuni problemi di salute. Come dimenticare Giuseppe Grieco? Uno dei primi partecipanti del trono over. Oppure Mario Carducci che è stato stroncato da un infarto. Renata di Ancona, deceduta a 91 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari. Anche personaggi molto più giovani che sono morti in circostanze terribili. Ad esempio possiamo citare Antonello Zaracià, è morto a 31 anni in un incidente d'auto, oppure Riccardo Ravalli, morto a 39 anni. Non dimentichiamo l'ultimo che ci ha lasciati, Manuel Vallicella, tronista del 2017. Il ragazzo, a soli 35 anni, si è tolto la vita per via della depressione che lo ha colpito in seguito alla morte della madre a cui lui era molto legato. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody.